Ascoltate voi stranieri che siete venuti da lontano. Quello a cui stiamo assistendo è un avvenimento che non ha precedenti. In questa notte si è avverato quello che il Signore, l'Altissimo, l'Onnipotente, aveva predetto ad Abramo, a Mosè e ai nostri padri. Il Signore ha scelto la più pura fra tutte le figlie nate da donna. Ha mandato il suo angelo ad una fanciulla di Nazareth in Galilea, di nome Maria, promessa sposa di Giuseppe, uomo giusto, discendente dalla casa del re Davide. L'angelo disse a Maria: «Ti saluto, o piena di grazia, non temere, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù, ed egli regnerà per sempre sul popolo di Israele, e il suo regno non avrà fine». Piena di stupore, Maria rispose: «Non conosco uomo». L'angelo le disse: «Lo Spirito Santo discenderà su di te. Il bambino che avrai sarà santo e figlio di Dio». Maria chinò il capo dicendo: «Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe dicendogli: «Non temere, Giuseppe, il bambino che Maria aspetta è opera dello Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli metterai nome Gesù. Giuseppe e Maria giungono a Betlemme per farsi censire, e sotto un povero riparo Maria dà alla luce il figlio Gesù, perché non trovano altro ricovero per loro». Un angelo porta ai pastori la bella notizia: «Oggi nella città di Davide è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore. Lo riconoscerete così. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». I pastori hanno creduto, sono venuti in fretta portando doni e hanno divulgato la bella notizia. Egli è re, nasce umile e povero per prendere sulle sue spalle le umiliazioni e le sofferenze dei poveri, degli oppressi e dei dimenticati. Ascoltate, vedete questa grande luce che illumina la notte? Vi assicuro che mai si è vista una luce simile. La stella ha richiamato a Betlemme dei sapienti, dei magi. Arrivano da lontano, da oriente. Hanno attraversato deserti e città per giungere sin qui. Studiosi degli astri hanno visto sorgere una stella che brillava anche di giorno. Hanno capito che in Israele doveva nascere un re. Sono partiti dai loro paesi. Al vedere la stella fermarsi in questo luogo, hanno provato una gioia grandissima. Entrati nella casa, vedono il bambino, si prostano e lo adorano. Portano doni. Melchiorre offre il suo oro per acclamarlo re dei re. Baldassarre offre l'incenso per indicarlo al mondo sacerdote che ci ama con il cuore di Dio. Gaspare offre la mirra, resina aromatica che preserva dalla corruzione e lo indica vincitore della morte. Dio di luce, l'umanità intera è qui condotta. Su questi fuscelli di paglia c'è il tuo splendido volto
rivelato alla faccia della terra. Gloria a te, Signore Gesù, e che Betlemme sia sempre aperta a tutti noi. Ciao cari!